gnocchi, ma con che cosa? Siamo qui nella valle. Valle Grana, sì. Un posto splendido dove si può anche venire ad alloggiare. Certo, questo è un agriturismo. Sì, è un agriturismo anche connesso all'azienda agricola. Sì, certo. Sì, perché noi vogliamo fare cucina, ma la cucina non è solo mangiare, perché sennò la cucina deve essere tante cose. Certo. Questa è Borgata Vagliera, una borgata di Castelmagno. Esatto, dove si produce il Castelmagno d'Alpeggio. D'Alpeggio, sì. Castelmagno è già un gioiello, ma d'Alpeggio... un po' più raro e esatto. Un po' più, diciamo, prestigioso come proprio esatto. per la lavorazione. E le caratteristiche particolari del nostro formaggio quali sono? Allora, Castelmagno d'Alpeggio può essere fatto sopra i 1000 metri, le vacche devono mangiare circa il 90% di erba fresca, quindi non si può integrare con mangimi, al massimo un 10%. È un latte molto grasso, quello che riusciamo ad avere, quindi abbiamo un'alta qualità del latte. Il Castelmagno, per fare una forma, ci vanno 6 giorni di lavorazioni, ci vanno circa 60 litri di latte per fare una forma che fresca è sui 6,5 kg. Ah, ecco, un formaggio a latte crudo, questo è molto importante, esatto. Perché non ci sono più tantissimi formaggi a latte crudo. Certo. In cucina qual è la versione che lei piace? Qua per eccellenza gnocchi al Castelmagno, qui usiamo solo le patate di montagna, le patate rosse, per cui gnocchi fatti con patate di montagna e crema di Castelmagno. Quindi gnocchi di castagne con crema di Castelmagno d'Alpeggio. Se non avete questa delizia, potete utilizzare un altro formaggio tipo uno stagionato, erborinato caprino o quello che preferite. Non sarà la stessa cosa, ma partiamo dall'inizio. Ho lessato e schiacciato 700 grammi di patate rosse di montagna. Le ho salate. Vi ho aggiunto 150 g di farina di castagne e 50 g di farina integrale di grano. 2 uova. E ho cominciato a mescolare con un cucchiaio. Poi ho rovesciato sulla spianatoia, cosparsa con una buona quantità di farina, per impastare con le mani. Fino ad ottenere una pallottola abbastanza liscia e omogenea. Tagliandone un pezzo alla volta, ho rullato sotto le mani l'impasto a formare delle salsicce fino allo spessore di 2 cm circa. Con un coltello ho ottenuto gli gnocchi così. Mettendoli su di un piano in acciaio o in legno infarinati, badate prima però che ci stia in freezer, è possibile farsene una scorta pronta all'uso secondo voglia. Una volta congelati, sarà semplice staccarli con una palettina e metterli in un sacchetto così da occupare meno spazio nel freezer, appunto. Mi preparo delle scaglie sottili di Castelmagno d'Alpeggio per guarnire alla fine. La restante parte la grattugio con i fori grossi. Ho messo sul fuoco una pentola d'acqua a cui ho aggiunto il sale 8-10 grammi per litro. Ed è il momento della crema di Castelmagno. Una noce di burro. Quando si è completamente sciolto, ho aggiunto un bicchiere di latte. Quando questi si è scaldato un po', ho versato dentro il Castelmagno d'Alpeggio grattugiato per squagliarlo. Ho sciolto un cucchiaino di farina in poca acqua e l'ho aggiunta sempre mescolando e ho fatto addensare la crema. Quando l'acqua è arrivata a bollore, ho versato dentro delicatamente gli gnocchi. Quando questi sono venuti a galla, li ho lasciati cuocere ancora un minuto. Passati nella padella con la crema di Castelmagno d'Alpeggio. Li ho lasciati insaporire un po' e... che dire, che libidine. Buon appetito.